Salve a tutti da Titan 89. Oggi inizieremo. Vabbè, ci siamo trovati qui morti. Ok, adesso ricordo il vecchio capitolo, cosa ho fatto, il vecchio episodio. E comunque oggi inizieremo con una accelerata, perché in un vecchio episodio, se non erro l'ultimo, e ho dimenticato una cosa che infatti ero già pensato di aver dimenticato in video, al pontile desolato. Vi accelero e non faccio un taglio per farvi capire esattamente dove sia la cosa che ho dimenticato. Allora ragazzi, eccoci di nuovo qua. L'altra volta qui da qualche parte sentivo il rumore di una di quelle lumachine che danno le titaniti. E non mi sbagliavo effettivamente, perché controllando un po' e cercando sul web ho trovato che effettivamente qui ce n'è una. Mi spiace di non essermene accorto prima, comunque adesso lo vediamo. No. Ma frammento di titanite, frammento grande di titanite. Ma non fanno più anima di soldato ignoto. Grande anima di soldato ignoto. Anima morente. Vedete ragazzi, l'altra volta quindi l'avevo capito che c'era qualcosa qua. State sempre ben attenti al suono che sentite. Io direi, usiamo uno studio del ritorno, tanto li sto proprio contando come utilizzo. E vediamo un attimo. Andiamo, ci troviamo a Majula per un breve buff. Eccoci qua a Majula. Il buff, voglio usare un po' di anime. Forse riesco a fare due livelli? Uno sicuro. Adesso vediamo se riesco a farne anche due. Vai così. E oggi andiamo alla torre cardinale, dove ci sarà una sottozona che stavo quasi per dimenticare. Vediamo quanti livelli faccio. Due sicuri adesso, dai. Non so se alzare ancora forza, ma penso di sì, anche tanto bisogna portarle a 50 queste stats. E anche la destrezza, perché gli archi richiedono un po' di destrezza, però vabbè, tutto a suo tempo, vediamo un attimo. Confermiamo. Più che altro voglio fare un po' più di danno, perché mi sembra di farne ancora poco. Vabbè che comunque questa è un'arma momentanea. E niente, ci orecchiamo. Foresta dei giganti, torre cardinale. Eccoci qua. Vabbè, l'umanità l'abbiamo recuperata. Ci dovrebbe essere qua sotto, perché sopra ho preso di tutto, quindi non dovrei aver dimenticato niente. L'ultimo gigante l'ho fatto. Ho fatto tutto. Ok, dovrebbe essere lì a sinistra, ragazzi, che ho dimenticato, cioè che ho aspettato adesso per poterlo fare. Siamo a livello 59, un po' bassino, quindi faccio bene a fare questa zona adesso. Lì c'è un tizio che ci dovrebbe inseguire. Finché può. Ed ecco la zona, perché abbiamo preso la chiave un po' di tempo fa, la chiave del soldato. Pensavo di averle usate dappertutto mentre mancava questa zona. Ah, un po' buio qui, dovrebbe esserci degli scheletri. Ok. Non è che c'è qualcosa per accendere la torcia così tanto per... Sì, eccola. Perfetti. Ecco gli scheletri. Quanto danno? 121, un po' pochino, ma... ci accontentiamo. Tu vieni da solo o... Ok, ti ringrazio. Ah.
Questi sono un po' semplici, ma mi ricordo che più avanti è una zona non difficile, però abbastanza impervia, abbastanza incasinata. Qua accendiamo queste per nel caso moriamo, almeno torniamo con la luce. Qua ci dovrebbero essere tre scheletri. Uno, due e tre. Beh, qualcosina me la ricordo ancora. Allora, prendiamo questo, torcia, beh, sì, ci sta, ci può stare. Più avanti ci sono le tartarughe ninja che sono abbastanza toste da uccidere. Mi sa che qui la torcia non serve più. Dovremmo essere anche invasi se non ricordo male. Vabbè, comunque non sprechiamo la torcia, tanto qui è abbastanza luminoso. Ecco, ora comincio a non ricordarmi i nemici più che altro che troviamo. Uno. No ragazzi, la stamina va salita urgentemente perché... Vabbè che mi serve anche la forza, che fare qualche danno in più sicuramente fa comodo. Comunque avevo visto delle scale se non sbaglio, sono... Ok, non sono ancora... Da questa parte... Eccoli là. Uno mi ha visto. Due mi hanno visto. E... Anche il terzo no. Aia. Colpite un attimo a vuoto gentilmente. Ah, stavo per dire, basta che non mi ha visto il terzo. Ok. Non è difficilissimo, è un po' complicata, diciamo. Una. Pensavo la combo da tre. Ma tu che vuoi fare? Allora possono cadere, non me la ricordavo sta cosa. Ora magari cadranno. Oh, perfetti. Perfetto un corno, perché comunque sono qui sotto e sono arrabbiati. E se andassi qua sotto di salto? Facciamo così, va. Banzai! No! Oh, avevo due possibilità, ne ho colpita una. Loro avevano una possibilità e mi hanno colpito. Uno. Sto avendo più paura che reale possibilità di morire. Ah, no, 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 no. Non mi dovete dire perché loro possono attraversare il muro, io no. Guarda, tutto attraversano. Vai, vai, un altro. Grande, grande così, grande così. Benissimo, quindi io stavo salendo qua sotto. Se notate, io muoio quando è facile. Ora che era un po' più complicata, sono riuscito a sopravvivere. Frusta. Qui non... Mi ricordavo che veniva un tizio strano ad aggrarci, però vabbè. Anima del soldato gnodo, gnotto. Perfetto, tutto preso. Qui dovrebbe esserci una specie di salto, vediamo un attimo. Allora, quella si prenderà. Vabbè, non è necessario saltare fino a là. Possiamo anche andare in modalità normale. Una, due. Due colpi bastano, aumentare la forza è servito, ragazzi. Apriamo qua. Se non erro, anche se non ho provato adesso, questa porta si poteva aprire solo da questo lato, ma potrei sicuramente dire una cavolata. Questa scala ci fa salire sempre allo stesso punto di prima. Ah, forse adesso che venivamo aggrati? Oh, io mi ricordo un tizio abbastanza forte qui. Cioè, abbastanza forte se non lo si conosce. Erba ambrata. Beh, niente. Proseguiamo. Qui c'è l'arciere. Prova arma o è impossibile? Ma l'arciere? Eccolo! Ah! Ragazzi, questo è, mi pare che è forte se lo fate giocare, quindi... Andate allo sbaraglio così... Non lo fate proprio giocare.
No, 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 no. Benissimo. Poteva andare meglio, ma è andata bene, dai. Questo, se non ricordo male, la prima volta mi uccise perché faceva un sacco di magie strane, quindi non è abbastanza semplice da poter prendere di petto. No, anzi, dobbiamo prenderlo di petto, stavo controllando in giro. Allora, qua abbiamo fatto, lì c'è, se non erro, un oggetto, ma lo possiamo prendere tra poco. Qui ci dovrebbe essere, dico una cavolata se dico c'è un falò. No, che non la dico, ok. Io l'accendo, ma non mi ci riposo, perché sennò riappare di nuovo tutta la robaccia qua. Allora, qui sopra non ci siamo ancora andati. Ah, ci sarà. No, non c'è un oggetto? Perfetto. Arriverà il giorno in cui prenderò di nuovo un Mimic. Cappello da cacciatore, armatura di cuoio, guanti di cuoio, stivali di cuoio. Ah. Vediamo che altra zona ci rimane da esplorare. No, ho preso tutto. Io direi che potremmo andare a fare anche le sentinelle a questo punto. Sono alla torre di Hyde. Sì, sì, sì. Tanto questo episodio è iniziato all'insegna del successo. Non sono ancora morto dopo quasi più di 10 minuti. Torre della fiamma di Hyde. No, che cavolata, non volevo andare qua, volevo andare. Qui. Anzi. Qui. Qua va benissimo. Salve a tutti ragazzi, se mi notate leggermente morto è perché ho provato a rifare di nuovo il persecutore che avevo provato a fare nell'altro video. Come al solito non ho avuto una bella esperienza a riguardo da potervi filmare la situazione. Per ora non ci riprovo. Voi ragazzi fatelo, perché sono io che ho qualche problema con i persecutori, non sono loro forti, sono io che sono incapace con essi. Ovviamente eliminate, mi pare che ci sono 6 o 7 cani, quindi toglieteli ed eliminate i 2 cecchini. Ok, ci sono 7 cani, sento il respiro dell'altro. 7 cani e 2 cecchini, togliete i 7 cani e 2 cecchini, non avanzate più di qua, più di qui più o meno. E uccidete il tutto. Ah, ecco l'altro cane. Questa parte non la ricordavo. Ah, ragazzi. Buono. No, stavo dimenticando una cosa. Ora non so che cosa sia adesso. E beh. L'avrei ripresa in qualche episodio più in là, dopo che avrei fatto un controllo dei video. Però ragazzi, tanto meglio così che l'ho recuperata subito. Tanto meglio. Di solito faccio un recupero delle cose che non ho preso nei video in cui me ne accorgo. Quindi ogni 2-3 video faccio un rispolvero. Niente, andiamo a fare quello che realmente siamo giunti a fare in questo posto. Volevo fare, ripeto, il persecutore tanto per, però non è stato possibile. Ah, il cane è venuto fino a qua. Ovviamente più forte il cane di questo. Cioè, non, come mi hai morso? Come mi hai fatto quel danno? Sprechi di vita assurdi, ragazzi. Sprechi assurdi. Ok. Questo dovrebbe... Su cosa è caduto? Vabbè, non ci interessa.
Adesso andiamo qui, qua ci dovrebbe essere, se non sbaglio ne ho uno in più. Ramo profumato del passato, ne ho due, quindi uno lo posso sprecare qua. Infatti ricordavo di averne due. Non! Ragazzi, non mi aspettavo quella combo che stavano facendo, me l'aspettavo un'altra più allungata. Vabbè, becchiamone un'altra, vai, vai così. Non so perché questo tizio è pietrificato qua, perché non vedo ranocchie qui in giro, però... Giusto, forse... Boh. No, non so perché. Penso che arriveremo davanti al boss e poi lo faremo un'altra volta, se dipende quanto tempo ci metto. Ah, ragazzi, qua mi sono scordato di dirvi, c'è tipo un'imboscata. Come se riusciamo a fargli così. Ma io voglio avere più stamina per forza. Mi trovo malissimo. Ragazzi, questa è stata la situazione più difficile di quei due là. Cioè, qui c'erano 4 o 5 persone, quante erano? Adesso non conto più i cadaveri, però c'erano 4 o 5 di loro. Sono stato molto più liscio che con due prima, di cui ero anche avvertito. Qui deve esserci qualcosa. No, deve essere nella sala delle sentinelle. Allora, c'è un muro invisibile nella sala delle sentinelle. Oh, sento... No, ragazzi, sentire i rumori sul Souls è troppo utile. Troppo utile. Ma questo sblocca il passaggio qua. Vediamo che cos'altro si potrebbe sbloccare. Dopo vediamo. Ah, eccola qua la sala delle sentinelle. Dove sta andando questo? Perché? Ma è scemo? Ehi. Boh. Cioè, prima sei scappato, poi ti sei reso conto che dovevi farmi la guardia. Cioè, dovevi fare la guardia e sei tornato. Ok, uccidiamo anche questo. Perfetti. Niente ragazzi, un'effigie umana mi... Ah, sì, 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 sì. Beh, potremmo anche sprecare un altro ramo del passato e c'è un falò. Non sarebbe male, 11.000 anime, però... Spero di non morire per le sentinelle più che altro. Da qua dove si... Ah no, questa è una finestra, scusate. E dovrebbe essere qua che salendo c'è il tizio che è pietrificato. No, non è qua, scusate, mi sto confondendo, è più avanti, dovete perdonarmi. Ok, mi ero un attimo confuso. Sono tornato. Gemma vitale radiosa. Dai ragazzi, c'è tempo per fare sentinelle a voglia, se c'è tempo. Quindi le facciamo e finiamo il video con loro. Ok, andiamo a farle. Ah, ma ricordavo così vicina. Ok. Vediamo se riesco. No, non cadere. Non cadere. Annaggia. E ragazzi, mi pari. Affan. Ok, avevo detto, se perdo contro le sentinelle, bla bla bla. E sono morto invece.
Rieccoci, bene, già subire dei danni, gratuiti peraltro, e come potete notare ho un cappello in più del solito, sì ma non posso essere glitchato sul muro. Comunque diciamo ho un cappello in più del solito perché ho messo un nuovo anello che mi dà la possibilità di equipaggiarmi con più peso, quindi ah no, come? Vediamo se riesco a non morire. Il problema di scendere è che vengono le altre due sentinelle, quindi in teoria è più tranquillo stare qui sopra per un po' finché non si ammazza questa e poi fare così. Ok, vi stavo dicendo ragazzi, scusate un attimo il silenzio da ansia da prestazione, ma ho equipaggiato il cappello poiché adesso posso farlo perché ho messo un cappello che mi carica più peso, quindi mi permette di mettere più equipaggio. Dopo il fight magari ve lo faccio vedere. Se notate ho anche recuperato già l'energia che non avevo più. Sono venuto qua, ho recuperato l'energia e poi sono rientrato tramite, cioè sono preso un solo ritorno così sono potuto rientrare. Vediamo se cado così non muoio. Ok, una è quasi morta, ma ciò non vuol dire che abbiamo quasi vinto, anzi no, avevo il 50% di prendere quella quasi morta, ovviamente non ho azzeccato. No, qual era? Quella sinistra mi prende quella quasi morta. Allora, ed è venuta da me. Vabbè ragazzi, meglio un danno in meno, anche se quella non è morta, che un danno in più. Dai. Ok ragazzi, mi sento di dire che questa ce la portiamo a casa, dovrebbe andare, cioè se ce l'ho fatta contro 3, contro 2 non dovrebbe essere un problema. Dai, aia, lalla. Olè, l'abbiamo fatta, incredibile. E ho preso anche l'umanità come potete vedere, comunque vi faccio subito vedere il cambiamento. E ho messo questo cappello poiché ho messo quest'anello. Questo aumenta il carico massimo trasportabile, ciò mi ha permesso di mettere appunto un pezzo in più. E detto questo, andiamoci a leggere un attimo quest'anima se è interessante o meno. Sentinella della rovina, creazione del carceriere. La sentinella della rovina non ha una forma corporea, è solo un'anima vuota che possiede l'armatura, quindi abbastanza, cioè, non tanto interessante come situation. Allora, qui dovrebbe esserci un muro invisibile che non ricordo dove sia. Ah, vabbè, se qui c'è un'indicazione sarà qua. Infatti, più porta più avanti. Ah, giusto. Le aveva detto anche l'indizio qua. C'è scritto qua inutile? Ora per inutile. Ok, te ne ho ragione. Moneta arrugginita, buono. Vabbè ragazzi, ci possiamo fermare qua, magari nel prossimo episodio facciamo un po' di buff del personaggio, lo saliamo un po' di livello. E per questo video è tutto, un saluto da Titan89.